1871 è un anno significativo perché segna i 100 anni della nascita di Joseph Beuys, che ha lasciato tracce significative sul pensiero della sostenibilità del mondo, ma che è stato protagonista a Perugia con le sue celebri lavagne conservate a Palazzo della Penna. In un anno di questo tipo l'Istituto Nazionale di Architettura, insieme all'ADI, Associazione per il Disegno Industriale, con la collaborazione del Consiglio Nazionale Architetti, dedicano una grande manifestazione alla cultura del progetto, declinata da scale che vanno dal design all'architettura, all'urbanistica, alla pianificazione territoriale. È un forum internazionale che siamo felici di poter portare in Umbria, portare a Perugia, dove si è tenuta significativamente, con un nostro coinvolgimento alcuni anni fa, il Festival Internazionale di Architettura, più precisamente le due edizioni di Festarc del 2011 e 2012. Un territorio dunque preparato a questi temi, che ospiterà nella magnifica sede di San Francesco al Prato, riaperta per l'occasione, quindi un grande evento di offerta alla città di uno straordinario patrimonio storico e culturale che rivive nella contemporaneità, che viene portato a rivivere nella contemporaneità. E il forum Green Table invita grandi protagonisti della cultura della progettazione a confrontarsi attorno a tavoli verdi che sono portati, viaggiano in giro per il mondo, da Shanghai a Barcellona, da Monaco di Baviera a Amsterdam e Milano, e poi i pensieri raccolti in tutto il mondo si condensano qui nella nostra Umbria. Protagonisti di eccellenza, solo alcuni nomi: Michele De Lucchi, Patricio Urchiola, Cino Zucchi, Luca Zevi, Patricia Viel, tantissime personalità, Benedetta Tagliabue parlerà da Barcellona, Cibic da Shanghai, ma tutti quanti saranno qui in Umbria per dedicare un'attenzione particolare, in un luogo unico, al nostro futuro. Per quanto riguarda i lavori a San Francesco al Prato, a che punto siamo? San Francesco al Prato nei fatti riapre con questa manifestazione i propri battenti, viene presentato un progetto estremamente impegnativo, visionario, che porta la celebre firma dell'architetto Bruno Signorini e poi proseguito dal suo studio, che è stato un progetto capace a interpretare la tradizione, le esigenze di conservazione di un complesso monumentale straordinario, considerato il Pantheon della città di Perugia, ma farlo vivere calato nelle esigenze della contemporaneità. È un auditorium che con le dotazioni più moderne da un punto di vista tecnologico, e quindi è un progetto che è un elemento San Francesco al Prato che proprio rende significativo, tridimensionale, il valore della cultura del progetto di architettura contemporanea.